Lo sportello del cittadino sposa una battaglia portata avanti in consiglio regionale, non solo dal consigliere regionale il dottor Giuseppe Turco, la battaglia per rendere disponibili per tutti i cosiddetti farmaci antivirali diretti, quelli per capirci volgarmente contro l'epatite C. Una battaglia che vede la regione in prima linea per fare pressione, tra virgolette, anche a livello statale, per far sì che questi farmaci non siano solo appannaggio di pochi, ma appannaggio di tutti. Sì, io ti ringrazio per aver dato l'opportunità di parlare di questo problema sentito non solo in Puglia, ma a livello nazionale e internazionale, perché, così come ho detto in regione, in Puglia ci sono 5.000 pazienti che ormai sono guariti e trattati perché erano in fase di precirrosi e cirrosi, ma ci sono 40.000 pazienti, sicuramente il dato è sottostimato, che sono positivi, ancora non complicati e che noi abbiamo il dovere di curare. E io capisco, sull'altare di un'economia, sull'altare di una crisi economica, non si possono spendere soldi per cose superficiali, ma per la sanità e per la salute no. Quindi la nostra campagna, ho chiesto aiuto anche agli altri consiglieri. Una battaglia bipartisan. Sì, che non ha colore politico, è una battaglia di civiltà, di umanità, nei confronti di questi pazienti, ma anche persone che ancora non conoscono di essere positivi al virus dell'HCV, perché lui è un virus subdolo, lentamente attacca il fegato, inizialmente con un processo infiammatorio acuto, poi si cronicizza, in alcuni casi si va incontro a cirrosi, quindi fare pressione sugli organi governativi. Perché la Puglia ha fatto tanto, Emiliano il presidente ha spinto tanto perché molti pazienti potessero avere questo trattamento. Noi dobbiamo spingere a livello nazionale affinché ci si impegni economicamente di più, ma nello stesso tempo si venga a rinegoziare quello che è il prezzo di questi farmaci, perché è ancora esorbitante. D'altronde questi farmaci costosissimi, addirittura l'AIFA, l'agenzia italiana, che è responsabile dell'acquisto, della commercializzazione, della responsabilità del farmaco quando è sul territorio nazionale, fa dei prezzi che sono segretati per motivi naturalmente di opportunità commerciale. Però quei prezzi ricadono sempre sulle tasche dei cittadini, sempre non li paghiamo, e quindi è ovvio che diciamo che tutti devono essere trattati prima ancora che si vada incontro alla complicanza precirrotica e cirrotico, addirittura per fortuna non molti pazienti l'epatocarcinoma, vanno trattati tutti i pazienti prima ancora che si complicano. In questo caso lo Stato, col passare del tempo, eradica una piaga, quella dell'infezione, del contagio dell'HCV, dell'epatite C, e diciamo che oltre a guarire il paziente eradicando il virus guadagna anche in non complicanze, perché questi pazienti, e in risparmio costi sociali, diciamo. Di costi sociali, perché questi pazienti cirrosi vanno incontro poi a ripetuti ricoveri e trattamenti. Bene. Ecco perché io vi ringrazio per questa opportunità. È una battaglia che Polifemo e lo sportello del cittadino con Delta TV intendono portare avanti, al di là dei colori politici, per difendere il sacrosanto diritto. A te che non c'è nessun colore politico, e ancora ringrazio per l'ospitalità che ha dato Polifemo, ringrazio te che sei responsabile, ringrazio chi ci ospita e chi vi ospita questa sera, ma è effettivamente una battaglia di civiltà, è una battaglia che se ci vede tutti uniti, in molti casi lo Stato soccombe sotto i colpi di gente come te, della giustizia sociale e del diritto alla vita, persone, o di un consigliere o di persone lui. Pazze qual sono io. E comunque l'importante è che tutti i pazienti siano trattati lo stesso. Io ti ringrazio ancora e ti ringrazio a nome dei pazienti, naturalmente, che sono la parte dovere, più importante. Chiunque, ciascuno di noi, tutti sotto il cielo stiamo, anche perché volente o nolente devono essere trattati.